Faccia a tutti ragazzi, qui è Cane Lupo che vi parla, o meglio Balto, Cane de Cook. Siamo ancora in compagnia del Sword the Game. Ciao, ciao a tutti. Il canale The Game ve lo lascio sempre in descrizione. Comunque devo dire una cosa, The Game ha iniziato a fare coaching. Non è vero. Sì, tuo coglione. Non è vero. Se volete un tipo di coaching sulla mid lane, da uno che non c'è la mid lane, voi scrivete sulla pagina Facebook e lui informerà sul prezzo e tutto. E c'ho ancora una pagina, allora, Facebook. Dico la verità, se siete D5 non ve fate fan coaching da The Game. Però se siete platino, gold, silver, sicuramente vi sarà più che utile per salire e leddare. Hai fatto tutto tuo, easy. Poi un coaching soddisfacente. È da The Game. Comunque siamo tornando al controllo. Lo sai che mo che sto a fa? Sto rendi video dinamici, faccio le domande e loro mi devono rispondere. Io tipo dopo 30 secondi do la risposta. Capito? Quindi ragazzi, stiamo andando al contro Olaf. Come giochiamo? Voi adesso dovreste dire. Noi giochiamo così. È meglio non giocare alla, stalina. Registrate. Registrate e poi mandate la clip al cane. Mandate la clip e poi se siete sbagliato le pizze faccio. È meglio non giocare alla stalina, lascia sta. Allora, l'Utristan è una smurf, holy shit, ah. Cane, io andrei in tre bot lane, cane. Tristan ha 82 win e 34 loss. Sti cazzi, che diate merda, proprio. Comunque, ragazzi, la risposta è, giochiamo passivi, potremmo andare aggressivi nel caso in cui Olaf fellasse e lascia, però non c'è bisogno di andare aggressivi, perché tanto nelle late game sappiamo che lo scaliamo, quindi perché? Ragazzi, ma già questo matchup l'hanno visto sul canale mio, perché... Tipo 3 giorni fa, ho fatto 4 giorni fa il video, mate. Beh, è inutile che fai vedere questo. Sì, sì, tranne il control, l'ha fatto spaccato. Era in D2? Sì, mate. Ah, sei come main? Sì. Di god. Proprio easy, però ho spaccato easy. È spaccato. Adesso c'ho il fervore, quindi manco lo possiamo tradare in realtà. Tirato la mazza. Questo c'ha il fervore, bro. Ma ha levato lo spike che lo posso tradare a livello 4. Adesso si porta sulla Q, vero? Per seconda dico, Sonevia. Perché aumenta il tempo stun. Cosa faccio il giro qui? Tristana io a Lega Ghost. Certi cane, non farlo. No, oh. Fermato, penso che... Oddio no! Oh. Porco Denci cane, perché fai queste cose? Knight, pensavo che doggiassi. C'è esplode sullo smurf. Knight, Ega Ghost. Trash, flash. Ma ha chiamato retard. Io sì. Allora, sì, avrei dovuto flash prima. Sì, avrei retard AM. Avrei dovuto flash prima, però adesso mi sono fermato. Per dire questo già c'ha 4 P, Veigar, tipo. Per la passiva. Adesso mi sono fermato a disrispettare. Lo so, ma hai rovinato la lane, bro, adesso c'è 4 P in più. Vedi, forse il trade perché i 4 P in più. Ecco, c'è 4 P, ecco, io lo sapevo. Hai iniziato bot, cari my guess, sai. E interviene top, ovviamente, non c'è il flash. Infatti tocca a me. Fammi fare la Q off qua in mezzo, così ce la si può tutti. Beh, abbiamo perso il minion, ma va bene così, non è un problema. Non tradiamo Olaf in questo spike perché ci spacca. Non ha senso. Ecco, ha finito il mana. Ha praticamente finito il mana. Abbiamo perso un po' di minion, ma... Ne abbiamo perso uno, adesso ne perderemo altri due, credo, però non è un problema. Tipo, l'invede che sta facendo Katiz è molto bello, perché io non posso seguirlo. Nel caso in cui ci sia Egar, io non posso aiutare Katiz. Qui posso farmare safe, perché so che Katiz... Oh, mi Olaf. So che Olaf qua non mi può tradare, perché io torno subito indietro, tranquillo, però. Ok, di farm siamo messi pretty good, lui. Abbiamo più CS di lui. Molto buono. Questo minion lo dobbiamo prendere prima che venga il rigeneratore, perché sennò lo perdiamo. Porco Tinge. Qua faccio reset della nulla attack perché non so se avrei preso.
Missaura. Oh, ecco. Ecco. E questa P mi sta a fotte. Ma hai perso l'uovo? No. Allora, stai altro là. Tipo adesso lui ha perso l'ascia, volendo potremmo treddarlo. Olaf qua è morto. Ma perché ti dico che c'è Olaf? Perché gli vai dritto? Arriva pure Vega. Sì, ti aiutiamo domani. Ma ti ha suicidato. Se si è suicidato, mette bello Walter qualcosa. Mette, è andata benissimo, porco tenge. Non ci hanno preso nemmeno l'exp, penso, per il suicidio. Ecco, è scritto. Vrotto. Certo, peccato che adesso ha preso l'assist cioè l'ex del Grump. Se Olaf ci trade in questa occasione, non ne sono sicuro al 100% perché al Fervor, però dovremmo vincere noi il trade, che abbiamo così tanti minion che... Infatti, tradiamolo noi, va. Ok, no, andiamo back. La farm è un po' calata perché ho sbagliato io. Allora, vediamo, hanno Olaf. Olaf è molto forte con le Q, è molto forte con Normal Attack. Come possiamo killare Olaf? Andando aggressivi. Quindi faremo Doran's Blade e Longsword. Doran's Blade ci servirà per... Non ho fatto doppio Longsword perché la Doran's Blade dà le stats molto utili contro Olaf. Quali? Lifesteal, vita... Oh, oddio, Ezreal! L'ha fatto, ce la fai andare ad aiutare? Calma, se vai a aiutarlo muori pure te, me so. Mi ha già dato una mano... cosa? Guarda dove regalano, questo è un errore gravissimo, regalare là. Questo è ancora qui. Questo Olaf, Olaf è a livello 5. Ragazzi, c'è il TP. Merda, ha fatto il cammino, il mini. Vabbè, abbiamo 5 milioni sotto, ma vabbè, una lane a sfavore, contando che ho trollato, tipo, in early game. Oh, oh. No, non è vero, non ho trollato. Allora, lui non mi può ritreddare perché ha una wave troppo grande. Devo darti, però. Lui, tra l'altro, ha i 2 minion, ha i 2 item del Phage. Quindi, ovviamente, si farà la Black Cleaver. Qui ci faremo la Tiamat. Adesso andiamo a treddare Deep. Perché a me un trade così mi va bene. In questa situazione. Continci. Ca... Porco... E lui scrive ste cose, the game, porco, che dice. Cazzo? Un po' di educazione. È un coglione, avevo fatto il perfect engage, è morto e sono morto pure io. È colpa sua, e c'ha double buff e 2 kill S. No, your wall, porco dio. Non l'ho flammato, lascialo sta. No, you wall, kill e dega. Dumba. Sì, sì, perché allora io ho fatto il wall su Egan imperfetto, in modo che restasse sulla ultimia. E sto coglione che ha fatto ha saltato al di là del wall. Con la E. Ah, comunque ragazzi, se avete notato adesso io ho fatto, mi sono messo in mezzo minion per prendere sta Q di Olaf. Adesso c'ha double buff sto coso. Dimmi come lo butto giù, sto tizio. Me lo butti giù. Arriva Grim top, occhio. Cerco, arriva pure io. Kha'Zix è rimasto fermo, poteva fare tipo 2 attacchi su Kha'Zix, ma su Egrim non l'ha fatti. Ma questo mi killa se fa del giro, io non ce la faccio a pushare la wave, guys. Mi mette my shot a Vegar, penso. Ma io devo flashare. Madonna che culo, guardate. Oh! Kha'Zix, ma che cazzo stai a fare? Allora. Kha'Zix troll. Faccio triple longsword. Faccio triple longsword, ragazzi, perché non posso fare la Tiamat, quindi non va bene. Hai guardato là, ti ha visto. Lo vedi? Dato. Buono. Grazie, se vuoi prendere sta farm che sei venuto dopo... No, 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 piedo.
Tanto devo uscire per forza. Così di pit. Olaf. Oh, deve rigankare dopo perché veramente di pit Olaf. Ah, ma sta ancora al 5. Tizio io. No, non ti pita invece Olaf. Me devo fare la zona su Anivia SOP. Vai, prima me devo fare la roba. Top free gank se viene da. Free gank se vuole dire. Se no, se vuoi gankare anche tu, bro. Io già sto abbastanza indietro. Magari mi bot. Exhaust di carne è un po' troppo tardi. Contro Olaf, contro la wave non lo posso dare. Ma ulti Olaf? Sì, ce l'ha adesso. Up. Ah, io ci provo bene. Sì, Vegar. Devo pushare. Mi mette a portata. Ok, via. Ma forse no. No, che possiamo fare? Comunque ci abbiamo il doppio wall, tipo, non via. Lo so. È vero, è carino. Kha'Zix che invade Hecarim quando la nostra bot non ci sta. Pretty good. Ha dei danni veramente sballati questo Kha'Zix. Arriva Kha'Zix. Arriva a Thresh, vuoi dire. Sei andato a chiudere da solo adesso? Che fai? Ah, ma com'è successo? No follow? Attivo la doppia V, ragazzi, per fullarmi di più di Doran's Blade di passiva. La Q di Olaf comunque è buggata, mi prende anche quando non dovrebbe bene. Ovviamente però... Vega era più riformato. Sì, il nostro jungle è pretty bad, questo è vero. C'ha 78 minion, c'ha 86 minion e c'ha 78 AP passiva. 80 AP passiva, bro. Questo è il late game, c'è shot, te lo dico. Shot a te. Solo... Sì. Servirebbe un ganchetto dopo. È free gank! È free gank! Che non viene? Sei morto, bro? Oh, può essere. Se c'è l'uovo. Quanto pare no. Che dovrei fare io? Scusa, io sono un po' low, non so se hai notato. Non c'ho il blu, non c'ho nulla. Sto qui giusto perché... Comunque Kha'Zix qua sbagliata a cancarmi quando la wave era praticamente finita. Poi qua Kha'Zix è meglio se facciamo elenco le cose che non ha sbagliato perché... Più e veloce. Ovvero? Appunto, abbiamo già finito. Sapevo. Non c'ho mana, che vuoi fa? Ragazzi, ricordatevi sempre, la miglior difesa è l'attacco, per questo andiamo aggressivi. Mi sto Olaf, ma non credo che sia mid. Ah, non ci credo, non ci sono arrivato davvero. Troll. Lui c'ha la Black Cleaver chiusa. Però noi abbiamo la Pyrrhic Scepter e la Diamant, quindi probabilmente gli spazi... C'è alcuni minion che... In mezzo al fight lo vinciamo noi. Per quando vado back lo vincerò. Vorrei avere il 10 così da avere la doppia bomba maxata. Mamma mia, Vega c'ha già la roba. Era già andato back, io no. Metti, ma questo ce l'ha e ancora per andare back. Lui ci avrà altri 600 gold tipo adesso. Davvero? Sì. È arrivato dopo. Ma il little boy. Allora, ho sbagliato io, sono andato a creare la world quando non dovevo andare a creare. Questa roba è bad. Fuck.
problema è che o la clearavo adesso che ho la wave in push, o non la clearavo mai quella pink. E chiedere aiuto a Kha'Zix è impossibile. Ne vada Kha'Zix. Guarda dove L'ho visto. Io do tip a top. va. Onda back. Bot non so come si usa questa bitch. Dopo che ti stanno preso a Ghost Blood, non smart, sono bitch. Ecco, metto. Lui c'aveva 1000 gold in più di me quando è andato back. Ha 1000 gold in più di me. Mi sa sta fare però del belt. Probabilmente. E che è buono su Veigar. È buona su qualsiasi champion in realtà quelli. Questa è Veigar. Snowball là, lo puoi usare su tutto. Io non credo che possa venire là. Ok. Galdro non è il fatto di averci la protobelt in sé, è il fatto di averci la Distris pressure. cheat, I think. Potrebbe essere anche che cheat. Qualche cosa doppia. Vegar. They are three to counter my birds. Fa degli invade del cazzo e poi si lamenta, porco dinge. Questo poteva fare l'ingank tutta la partita. Invece non l'ha mai fatti. Ma gli invade, no? Allora, vediamo un po'. Revenus Hydra non credo sia più un buon invento da farci, visto che Olaf è bello grosso. Fatto un Quindi item. oppure... Ah? Ho No, credo che vedete. detto fatto un item. Tipo... Mi serve il livello 11. Mi frega sto minion. Mi serve qualcuno che venga top Puttana. adesso, perché questo sta frizzando, io non posso permettere che lui frizzi. Io posso baitare quella. Porco dinci, ma. Vabbè, metto. Si mette a creare la pink, bro. Ma basta! Vabbè, metto il report davvero. Comunque C'aveva questa... 300 HP mate, gli ha flashato davanti e c'aveva la ulti up, Veigar. Bro, veramente, cioè, cazzo. Io no, non so proprio giocare a mate, ma... Cioè... Mate, io non so perché c'è andato. Non ci credo, Olaf, che flash che ha fatto. Che flash che ha fatto Olaf. Per riprendere l'ascia, che culo. If I tell you, easy gank top, just come top. LOL. Non capisco questa cosa che lui vuole continuare a gankare mid se gli ho detto che top è Mette, fucking ma se flink. vuoi. Cioè, se. Non è un gank quello che fa, è un suicidio. Cioè, questo è bello grosso. Ma Sun Fair Cap sarebbe un item ideale contro di lui. No. Dai, ti pedo. Ma questo c'ho avuto un culo, Olaf, metti, ti giuro. Ha fatto il flash per prendersi la lancia. E mi ha killato con quello, perché sennò sarebbe morto. Il fatto che... O sei che era Beh, ha indietro. giocato bene. Non è che se l'ha giocato bene, perché la passiva ha fatto che meno di meno vita. Cioè, è entrato nello stun, Gazzis. Mette, ma pure prima ci è saltato dentro. Ha visto. Allora, ti spiego la situazione. Cioè, lui stava qua. Ok? Ha fatto lo stun Veigar che gli Comunque ha andava qui vinto il trade intorno. perché c'aveva l'Herald lui, pure. Ha fatto la cosa che stava qui intorno, mate. E tipo lui ci è andato. Stava in mezzo allo stun e ha fatto il jump dentro e si è fatto stunna così. Mette questo challenge ad non lo pillo più, non so su. Magari in top. Non mi posso andare va. C'ho la ulti all'11. Se sono in 3 mi possono andare va. Se sono solo loro due, e credo che siano solo loro due. Ho Metto, fatto non l'occhio sul sapevo. cannone. Ho fatto l'occhio sul Metto. cannone.
Con quel cannone ti eri refullato. Hai preso 200 HP con quel cannone. C'è l'arrivo qua dentro. Oh, stavo per morire pure perché è un coglione, non sa giocare. Perché la mia botta è sta top? Poi non lo so, però io mi prendo la farm. Sigilano Vegar, sigilano. Occhio che sale pure Tristana. Ma sono stati in avallaghi tipo. Che culo. Trash Knight. No, probabilmente mi faccio Random Summon, guys, perché Tristana pure sta diventando quella grossa. Quindi Random Summon. I Lethe siamo molto più forti di noi. Cioè, Tristana è bella grossa lì. Mo prendo una torre top. Hanno Vegar però. Cazzo, non è mo... Met. Ho visto. Ma hai visto? Dei quanti HP? Sì. Di quanto gli davo con una Q Olaf a cazzesse, guarda. lo so, è stato... Ma hai sbagliato te, dovevi fare la ulti prima. È stato un tuo errore. Yeah. Questa partita purtroppo abbiamo perso la coppa di Gian. Non solo perché non ha fatto niente, ma perché ha fidato gli avversari. Ha fidato la mid. Io dopo più che altro non potevo giocare aggressive, perché l'unica volta che sono andato aggressive e poi ho preso la ward e c'era Egar in top. Gli ho detto a Kazis Ling Gank, ma... Però no, possiamo ancora vincere questa partita in realtà. Io vedo dei bei item. Mi siedo tutta la giungla a Kazis, tanto non ce n'ho bisogno. Vegar comunque è enorme, eh. C'è una marea di vita. Te l'ho detto però. È immortale qualcosa. E fa un botto di danni. Quel che è ancora. A me mi killa, c'ho 48 magic resist. Te l'ho detto. Sei morto te? O forse no. C'era il flash? No. Sto trillando. Legge che. Arriva Vegar a chiuderti da là. E meno io vado l'assist a Vegar. Ti arrivano in 4 top, penso. Lo so, infatti ho creato la web più che potevo. Da 2400. Come, go back. Come, go back. Come. Oh. Cazzizia, rimane qua a farsi il drago. Anzi. Beh, ci sta in realtà. Dici. Almeno... Non dovremmo morire in teoria. Vedo fatto la zona. Carla, vuoi clear a lui? Fai il karma. Non c'hai il mantra, vai. Vabbè, fa bene a giocare così passivo. Tanto l'autore l'abbiamo perso comunque. Ma si prendono il nostro rosso. Tipo che queste sono situazioni nel quale non c'è bisogno di sacrificare vite umane. Ecco, ho preso il timing del nostro rosso. Tra l'altro se l'è fatto ora. Però fece cercare là un po' da strozzi. Sto arrivando. Porco dince, sono un coglione. Oh, qua. Vega. Morto da Olaf, tizio. Anche la zona non mi avrebbe salvato dal lag. Quindi non l'ho usato. Chi sta prendendo va prendendo, bro, cioè, nel senso io. Ma come sta botta a pushare? Io ti pietro allora. Vabbè. Mi ha voltato prima via per fare cosa, coglione, eh? Buon. Ho dovuto flashare però ai work così pezzi. Tanto ho già usato del TP. Muore callo e vado top. No, è vero. Baron, possiamo far baron, ci possiamo far baron. Tu c'è l'uovo? No.
Mate, se ti salvi. Never lucky. Non me lo potevo. Metto. Oh, mate, il più possibile. Zitto, devi stare zitto, capito? Detto coglione. Come faccio? Okay. La io sto pensando a farmi Ninja Tabby o le Mercury. Del no. CC non è che c'è un'altra. Non c'hanno Magic Resist, metta. Come faccio il Ravadon? La voglia. Fatti la Ninja Resist dopo di ulti. Io mi faccio Ninja Tabby, mi sa. Tristano lo attacca. Olaf, no, non lo attacca, no. Assunto mi faccio... Witness. Io qua non ho il TP, quindi non è buono andare bot. Però non me ne frega un cazzo. Perché tanto loro non c'hanno il jungle, quindi non lasceranno mai il drago. Paro. Ehi, Baron, sì. È la mid. Cazziz. Mi fai dire, cazziz, vai in una situazione di merda e poi venga aiuto. Ma non c'è n'ha. Ma infatti, mate, ma fa sempre così, eh. 8 volte ho fatto pushare. Così. No, regalo, sennò si fanno il blu. Coming. Io faccio il blu. No, mi faccio il Ninja Tabby, mi sa. Così tanto, sempre di più. Quella, io non capisco perché la potenziate Ninja Tabby. Perché non usavano mai nessuno. Lo so, ma sono sbroccate, però. 12%. Più che altro è il costo, forse. 800 costa. Costa parecchio. Bravo, raga. Fammi ultare qualcuno. Never lag. Tristana, ce la vado a killarla. Oh, cazzo, sta dietro, da dietro via. No, va tutto. Bello forte. Tristana mi ha shottato. No, non è vero, mi ha shottato Emery. Ho ottato troppo tardi, ma non potevo fare niente. Madonna. Ma non c'è il Gauntlet, The Zreal. Si è fatto la cosa. È per questo che stavamo a perdere la partita. Ezio. Change 3. Mette Gauntlet. Gauntlet. In questo match noi abbiamo bisogno di Blue Edge, non di Triforce e Zreal, ragazzi. Sì, anche perché sennò Tristana continua a meno. Vedi se gli dirà una cuo, se ne slowata. Oh, shit. Come perde una partita per colpa della B. Io... Olaf sta 8-3. Come cazzo c'è arrivato 8-3? Tazix. 3-9, madonna, fai schifo. Potrebbero lasciarsi il Baron loro in questo momento, ma non credo. Io vado a fare. Io vado a push. Mette, devo push. No, vabbè, che. Okay. Esce. Pure Tristani. Io pusho la botlane perché sennò qua mette. Stanno a fedà. Sì, porco dincio, voleva lasciarli andare back. No, va bene, è buono, vabbè. Lo so, mette, ma io sto a push a bot adesso. Che non sono andate back. Moriranno back loro. Io ho pushato. Scusate. Non dovremmo un po' di Tadar, no, Ekari. Devo andare doppio. Kha'Zix è troppo behind. Vegar, troppo Kha'Zix. Vegar non c'è flash, oh. Questo è morto, mate. Forse no. Non c'ha né ulti né proto belt, Vegar. C'ha la proto belt, trash. Holy shit, top, raga, andate top, andate top. Mette, trash c'ha la proto belt. Andate top, andando back. Holy shit, mi ha shottato, sono stato pure uno stanco in coglione. Mi ha dato 1300 di ulti. Ma non ha magic pen quel coso. Se la prende la torre. Porco vince, bro. Gromp better than in the top, I guess. Noi ci ha fermato cosa, stavamo tutti e tre a becca, bro. Si prende pure l'inhibitor. Sì, a sto punto non aveva un'altra parte, ho sbagliato io, non mi devo far killare da Vegar. Ma mi ha levato 1300 di ulti. Holy shit. Alex si è fatto ammazzare. Porca però quanto mi ha levato. Poi ovviamente c'è ancora l'ulti A, non so Vegar. Mi ha fatto proprio belt ulti, mi ha shottato bro, mi ha dato scampia. Ok, cazzo si che ha proprio posto la surrender? No. Che cazzo è Cina? Il support. Ma vada via kill. Arriva mid. Vado back. Fammi il bar non è un problema, possiamo resisterli. Resisterli. Il secondo inhibitor però. Però non c'è la wave qua, il secondo inhibitor. Quindi pretty good. Probably... Vegar sta qua.
Lo possiamo killare questo, cazzo. Killerò every time è fucking fuori posizione questo. Non era tanto fuori posizione. Invece lo era, bro. È andato a Scampia. È andato. Cioè, ha fatto da qui a qui, Vega. Da qui a qui, senza flash. Perché non c'abbiamo Blue Zreal. Cazzo. Se glielo lasciamo il bar. Non possiamo. C'ho pure flashato. Abbiamo due wave da pulire. C'ho pure flashato. La strategia è persa ormai. Non c'abbiamo pressure. Tutte le linee stanno sotto. L'unico che poteva sta sopra si è buildata male. E never lucky. Ma l'ha shottato ora. Vedete qua col blue edge. Oh, la farebbe già killato, invece tocca Cesà. Fino in fondo. No, raga. Ce la fate là? Io metto un salvo. Meno male che sto coso è un coglione, sto Egari. Ma non è la prima volta. Quello ha fatto il jump. Io vado a back, bro. Trash ha flashato. Cazzo, Tristano sa che scritta veramente, lo sai. Dobbiamo andare sul Tristan, bro, sennò qua finisce il game questo. Blue è... cioè, abbiamo perso perché Zidane si è buildato male. Anche perché Gazzizzo è un coglione. Ma io sono mi caida bene Tristan. Tutta questa città. Questa città, certo. Non è uno smart, questa città, guys. Allora, comunque abbiamo perso il colpo di Gazzis, essenzialmente. Poi potevamo vincere perché Zreal poteva buildarsi qualcosa in più, sinceramente. Però, e qualcosa in meno. Io purtroppo, trando il controllo, non ho potuto fare tanto, intanto che Hecarim mi ha fatto un po' di pressure. Quindi, just report... chi riportiamo? Io non riporto nessuno, Gazzis. Mai. L'ultimo cazzissimo perché ha giocato veramente male e ha continuato a giocare male a non ascoltare gli alleati. Se uno gioca male, devi cercare di ascoltare gli altri, ok? Perché tu sei tiltato, non riesci a capire cosa devi fare, gli altri dicono cosa devi fare e tu lo fai. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto il video, c'era un bel like, se vuoi andare su quello di faccio tutti ragazzi nel lupo. Ciao a tutti, ciao belli, ciao a tutti.